Per iniziare bisogna specificare che il bind può essere fatto solo tra sistemi con la stessa frequenza, quindi le riceventi a 2.4 GHz vanno bindate con i moduli a 2.4 GHz e le riceventi a 900 MHz con i moduli a 900 MHz. Passando al bind, su ExpressLRS si procede diversamente rispetto agli altri sistemi. Infatti, per fare in modo che modulo e ricevente comunichino tra loro, è obbligatorio aggiornare entrambi i firmware utilizzando la stessa password. A proposito di moduli, mi riferisco sia a quelli esterni da applicare nel vano posteriore, sia a quelli interni integrati nella radio. Dal punto di vista pratico non fa alcuna differenza e i passaggi da fare sono sempre gli stessi. Per quanto riguarda l'aggiornamento firmware, ho già trattato questo argomento in svariati tutorial, sia per quanto riguarda le riceventi che i moduli interni o esterni. Ho anche illustrato tutti i vari metodi che ci sono a disposizione: configuratore classico, applicazione SPDB, via Wi-Fi, Betaflight Pass-Through o programmatore FTDI. Per questo motivo non mi soffermerò a spiegare nel dettaglio come procedere. Se avete difficoltà in fase di aggiornamento, ma anche collegamento o configurazione, vi invito a dare uno sguardo alla mia playlist su ExpressLRS. Qui ogni argomento è spiegato nel dettaglio in un video specifico. Come sempre trovate il link in descrizione. Ok, possiamo iniziare. Io parto aggiornando il firmware della ricevente. Vi ricordo però che prima deve essere collegata e configurata su Betaflight. Su Betaflight andate in port e attivate Serial RX nella UART dove l'avete collegata. Nel tab ricevente attivate Serial via UART e sotto CRSF. Per procedere all'aggiornamento è essenziale che la ricevente sia accesa e non tutti i flight controller riescono ad alimentarla solo via USB. Se vedete che non si accende dovete collegare anche la batteria, se lo fate assicuratevi di rimuovere le eliche dal modello. A questo punto, dopo aver scaricato e installato l'ExpressLRS Configurator, ci troveremo davanti a questa schermata. Qui scelgo sempre l'ultima versione disponibile. In Target, sotto Device Category, scelgo il sistema relativo alla mia ricevente, in questo caso BetFPV 2.4 GHz. In Device devo scegliere l'esatto modello della mia ricevente, nel mio caso BetFPV Nano 2400RX. In metodo per il flash potete scegliere quello che preferite, io mi trovo bene con il metodo Betaflight Pass-Through, ma in tanti utilizzano via Wi-Fi. Se volete procedere in questo modo potete vedere il tutorial specifico che trovate nella mia playlist linkata in descrizione. In Device Option potete lasciare tutto predefinito, come ho detto l'importante è mettere una password e non c'è bisogno di usare nulla di troppo complicato, scegliete semplicemente qualcosa di facile da ricordare. A questo punto possiamo fare Build and Flash. L'aggiornamento impiegherà qualche minuto, quindi velocizzo un po' il video. Perfetto, aggiornamento completato. Adesso è venuto il momento di aggiornare il modulo. Come ho detto che sia esterno o integrato nella radio cambia poco e i passaggi da fare sono simili e si usa sempre lo stesso configuratore. Per questo tutorial userò un modulo esterno BetFPV. Rieccomi di nuovo nel configuratore, anche questa volta scelgo l'ultima versione disponibile. In Target scelgo BetFPV 2.4 GHz visto che il mio modulo appartiene a questa categoria. In Device però questa volta scelgo BetFPV 2400 TX Micro, che è il target esatto del mio modulo. Metodo per il flash questa volta utilizzo via Wi-Fi, che può essere una valida alternativa se il metodo tramite UART vi dà problemi. Se non l'avete ancora fatto ricordatevi di scaricare l'UA Script, servirà per configurare il modulo direttamente dal radiocomando. Per quanto riguarda le opzioni potete lasciarle come le vedete in questa schermata, ma la cosa fondamentale comunque è la password, che deve essere la stessa di quella che avete usato per la ricevente. Il configuratore comunque la tiene memorizzata, quindi non è un problema. A questo punto clicco su Build.
Una volta compilato il firmware, si aprirà in automatico la cartella che contiene i file. Al suo interno ce ne sono due, uno col nome del modulo e uno chiamato semplicemente firmware. I due file sono identici e potete usare quello che preferite. Per comodità vi consiglio di spostare il file in un percorso più semplice da raggiungere, come ad esempio nel desktop. A questo punto dovete mettere il modulo in Wi-Fi mode. Potete farlo direttamente dal UAS script o dal modulo stesso se ha un joystick esterno ed un display LCD. Trovate maggiori informazioni su questo passaggio nella mia guida dedicata all'aggiornamento via Wi-Fi. Il link è in descrizione. Adesso andiamo nell'icona connessioni e scegliamo ExpressLRS TX. Vi ricordo che la password per accedere è ExpressLRS scritto tutto in minuscolo. Questa password è la stessa per tutti i moduli riceventi presenti in commercio. Ora aprite il vostro browser. Se non vi dà questa pagina, basta inserire 10.0.0.1 nella barra degli indirizzi. Poi clicchiamo su Update. Quindi sfoglia. Ora scegliamo il firmware che ci ha generato in precedenza il configuratore. Quindi clicchiamo su Update. Perfetto, aggiornamento completato. Ok, a questo punto, dopo aver aggiornato il firmware di modulo ricevente utilizzando la stessa password, sono pronto per fare il bind, cosa che avviene del tutto in automatico e senza dover fare nessuna azione in particolare. Per prima cosa accendo la radio. Poi collego la batteria al drone. Ok, come vedete la radio ha riconosciuto la ricevente. Quindi provo ad armare per vedere se è tutto ok. Perfetto, il drone si arma senza nessun problema. Molto bene, abbiamo finito, la procedura è andata a buon fine e non c'è altro da fare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.